Ciao a tutte, ciao a tutti. Notizie di stamane dell'arresto di due consiglieri comunali foggiani accusati di reati gravi come corruzione e peculato e tra l'altro anche reati odiosi perché commessi da pubblici amministratori, da politici che quindi dovrebbero occuparsi del bene comune. E invece c'è una nota di circa un'ora fa, è un'ANSA delle 18:44, in cui la leggo. I Fratelli d'Italia ha inviato al ministro Lamorgese e al ministro Cartabia due distinte richieste finalizzate a ottenere un reale e significativo potenziamento delle risorse di organico e di mezzi di energie sul territorio a disposizione di magistratura e forze dell'ordine. Lo rende noto il commissario di Fratelli d'Italia di Foggia, Bignami, che interviene in merito all'inchiesta per peculato e corruzione che ha portato agli arresti di due consiglieri comunali. Dal mio punto di vista, questo comunicato stampa, questa nota stampa, è esilarante perché, cari, si fa per dire, Fratelli d'Italia, affinché i politici locali o non locali non rubino, basterebbe che le forze politiche che li scelgano per reali meriti, scelgono delle persone che vogliono occuparsi del bene comune, del bene collettivo, che vogliono svolgere il proprio ruolo con disciplina e onore come prescrive la Costituzione. Se invece si scelgono, si selezionano i portatori di voti, magari questi portatori di voti penseranno più al proprio interesse che a quello dei cittadini, penseranno a ingrassare e ingrossare le proprie tasche, quindi si faranno corrompere, faranno peculato. Quindi non c'è bisogno, almeno nella politica, dovremmo essere noi, forze politiche, a saperci autoregolamentare, a autoselezionare. Se alcune forze politiche, e tra l'altro tra queste c'è anche Fratelli d'Italia, perché qualche mese fa è stato raggiunto d'arresto un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Bruno Longo, per reati altrettanto gravi. Allora dicevo, se le forze politiche non sono capaci di scegliere le persone al proprio interno e quindi di scegliere i migliori, ma scelgono questi personaggi, e allora non possono chiedere, non possono poi lagnarsi e chiedere ad altri, alla magistratura o alle forze di polizia di risolvere il problema. Fratelli d'Italia, ma che dite? Ciao!